Scusate, stavo ascoltando la mia canzone preferita. Mi chiedevo, voi avevate mai scaricato musica da Napster? Sapete cos'è Napster? Non lo sapete? E allora continua a guardare questo video. Sigla! Benvenuti pinguini in questo nuovo video di FK Storia, la storia che vi porto oggi è di un altro baluardo dell'informatica, Napster, come accennavo poco fa. Prima di cominciare vi vorrei ricordare di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, così che quando io pubblicherò un nuovo video voi riceverete una notifica sul vostro cellulare. Adesso parliamo di Napster. Se voi provaste ad andare oggigiorno sul sito di Napster, non troverete altro che un servizio di streaming audio molto simile a quello di Spotify. Tuttavia, Napster non nasce come servizio di streaming. Per capire come nasce, dobbiamo fare un passo indietro di circa una trentina d'anni. Periodo in cui andava in onda, non è la Rai, i Power Ranger, ed ero le storie tese si presentarono in questa maniera, come vedete, a un'edizione di Sanremo. Dunque, all'epoca, se vi volete ascoltare il vostro brano preferito, e ovviamente non vi volete rompere i coglioni ad attendere il passaggio in radio o in qualche canale di tipo MTV, dovete andare con i vostri piedini a comprarvi un negozio di musica. E compravate il CD, o se siete proprio ancora più boomer di me, la videocassetta, però soffermiamoci sul CD. Il Compact Disc, un simpatico oggetto tecnologico che adesso noi utilizziamo come frisbee, che permetteva di mettere al suo interno circa 80 minuti di audio. Ora qualcuno poteva chiedere, ma perché c'è l'esigenza di andare al negozio di musica? Non te le potevi ascoltare online o te le scaricavi online? E infatti la discussione di questo video è proprio questa. All'epoca non esistevano servizi di streaming. E sullo scaricare le canzoni ci arriviamo. Dunque, molte persone quelle che facevano è, una volta acquistato il proprio CD, lo mettevano nel computer e lo rippavano, ovvero estraevano i file musicali e li mettevano sul proprio hard disk. Tuttavia, un file non compresso audio prende un sacco di spazio. 3 minuti sono all'incirca quasi una quarantina di mega. Che saranno mai 40 mega? Stiamo parlando degli anni 90, in cui più o meno nel 97-98 la dimensione media di un hard disk era di 10 giga. Però questi file grandini non erano molto buoni per la condivisione online. Ricordiamoci che all'epoca non c'erano le connessioni a banda larga di oggi. Ed erano molto lente, più lente di mio nonno quando doveva darmi la paghetta. Arrivò la soluzione, gli MP3! L'MP3 è un formato di compressione audio che permetteva di ridurre dai quei 40 mega di poco fa lo stesso file audio in poco meno di 3 mega. E questo veniva fatto perché l'algoritmo di MP3, che è lo stesso di oggi, toglie di mezzo quei suoni che all'orecchio umano sono comunque impercettibili. Bene, quindi voi potete pensare che è arrivato l'MP3, le persone iniziano a scaricare musica illegalmente. E no, semplicemente mancava il luogo dove farlo. E infatti nel 1999 Sean Parker e Sean Fanning, questi due simpatici americani, inventarono proprio Napster, la prima piattaforma peer-to-peer per condividere musica. Quindi anche tu che avevi una connessione sfigata come 56k potevi condividere e scaricare musica online. La rivoluzione era appena iniziata e tutti in quegli anni scaricavano musica. Ma scusami, non era illegale scaricare musica? È illegalissimo, mio piccolo volatile. Infatti, le case discografiche hanno accusato il colpo, peggio dello schiaffo di Chris Rock. E infatti si sono mosse. Napster ha ricevuto così una quantità allucinante di citazioni in giudizio, peggio di Berlusconi. E si scagliarono contro di loro anche Metallica. A un certo punto il giudice condannò i due Sean al pagamento di una multa salatissima. Si parla di 26 milioni di dollari per la violazione di copyright, più altri 10 milioni di dollari per royalty future. Questi due devono pagare. E nel cercare di racimolare soldi avevano, diciamo, avuto l'idea di rendere Napster a pagamento, ma la cosa non decollò mai. E infatti cosa accade? Che dopo due anni hanno dovuto calare la sala cinesca. Tuttavia, oramai il danno era fatto. Tutti devono scaricare musica da internet, legalmente, con qualunque mezzo, ma tutti devono scaricare musica da internet. Il Napster ha cambiato il modo con il quale noi consumiamo musica. Ormai non lo facciamo più tramite il CD, o comunque lo fanno in pochissimi. Ormai ci sono tutte queste piattaforme che sono nate appunto perché Napster è semplicemente esistito. Nonostante che le case discografiche hanno citato e vinto in giudizio contro Napster, questo non vieta infatti la gente a continuare a scaricare musica in maniera illegale. Cosa cambiò? A un certo punto, per ovviare al problema della musica illegale,
si mise nel mezzo Steve Jobs, che praticamente iniziò a vendere musica, come noi ben sappiamo, alla modica cifra di 99 centesimi di dollaro. E quindi Napster è fondamentalmente il motivo per cui noi possiamo godere di servizi come Spotify e ascoltarci tutta la musica che vogliamo. Ma cosa è successo a Napster? Napster è stata venduta da azienda a azienda, un po' come un'ape che va da fiore in fiore, finché è diventato un servizio alternativo a Spotify. E la cosa assurda è che praticamente il logo è rimasto quasi invariato. Sean Fanning ha investito i suoi soldi in startup, ha fatto pure un cameo nel film The Italian Job e ha fondato un'azienda chiamata Helium System, che si occupa di hotspot Wi-Fi e 5G, almeno da quello che ho capito io. D'altro canto, Sean Parker lanciò Lazzo, una sorta di servizio di rubrica online, che nessuno si cagò, infatti fallì. Poi iniziò a dare dal 2004 consigli agli sviluppatori di Facebook in maniera informale per sviluppare appunto la piattaforma di social network che conosciamo oggi. Infatti lui a un certo punto arrivò ad avere fino al 7% delle azioni Facebook. Tuttavia successivamente fu obbligato a lasciare Facebook perché fu arrestato con un quantitativo illegale di borotalco. Diciamo così. Sembra talco, ma non è. Nel 2010 lui investì qualcosa come 15 milioni di dollari sull'azienda Spotify e infatti tutt'oggi lui fa parte del consiglio di amministrazione. Che storia pazzesca, ragazzi! Ma voi la sapevate? E cosa ne pensate? Scrivetevelo nei commenti. Prima di concludere vi ricordo che se questo video vi è piaciuto di lasciare un like e di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina. Ci aiuterete moltissimo. Grazie per avermi ascoltato e ci vediamo alla prossima. Ciao! Boop boop.